Rush finale di Radio Arca al Fuji Film Festival. La settimana è volata in un flash e siamo arrivati alla riunione finale per l'assegnazione dell'ambito premio Arca Cinema Giovani. L'ultimo film in concorso ha rimescolato tutte le carte e cambiato gli equilibri. Chi sarà il vincitore del premio Arca? Lo scoprirete tra poco. Intanto ci prepariamo per la cerimonia di premiazione, questa sera al Teatro Comunale di Fiuggi. Non vediamo l'ora di salire sul palco per leggere la nostra motivazione. E ora passo la linea a Simone, in diretta dal Teatro Comunale di Fiuggi. Buonasera dagli Arca Cinema Giovani, applauso! Questa è l'ultima serata qui al Fuji Film Festival, siamo carichi come non mai per questa serata molto importante, infatti siamo vestiti molto molto bene, io diciamo sono quello vestito peggio, mi hanno detto che assomiglio, cioè la mia giacca sembra un asciugamano, mi hanno detto così, però vabbè, diciamo... Grazie, grazie. Abbiamo la live band d'accompagnamento, siamo molto carichi, stasera assegneremo tra l'altro anche il nostro premio, il premio Arca Cinema Giovani... al film che insomma ci è piaciuto di più e non saremo l'unico premio della serata, quindi ci saranno tanti premi che ovviamente riveleranno il film più bello tra i 7 film in concorso. Ma la giuria, com'è stata questa avventura? Bellissima, è stata un'avventura bellissima, voi che ne dite? È stata bella questa avventura? Allora dai, siamo fuori dal teatro, ma io direi rientriamo e quindi ci vediamo direttamente lì. Ciao! Da aver raccontato come il potere, in tutte le sue declinazioni autoritarie, si sia sempre macchiato di abusi rimasti impuniti. Per il finale amaro, che ci dimostra come la voce dei deboli sia destinata a rimanere nel buio, non compresa e inascoltata, mentre le colpe dei carnefici siano destinate ad essere cancellate con un colpo di spugna e dimenticate in una sorta di amnesia collettiva autoassolutoria. E per questo il premio Arca Cinema Giovani va a Magallanes di Salvador del Solar. Da Radio Arca è tutto, un saluto da Fiuggi, ci rivediamo l'anno prossimo. O per i più grandi, a Venezia. Un bacio!